Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi, come avrete letto al titolo, anche se un po' in ritardo, è il video dei preferiti di maggio. Comincio nel dire che maggio è stato un mese di ansia perché c'era la fine della scuola e le ultime interrogazioni, gli ultimi compiti, quindi un insieme di cose. Allora abbiamo le canzoni del mese. Allora a maggio sono stata fissata con un po' di canzoni, però vi farò ascoltare solo le canzoni, diciamo le più principali, cioè quelle che ho ascoltato di più, ecco. Quindi iniziamo. Allora, la prima canzone Ti avrei voluto dire di Federica Carta, che è stata la finalista di Amici di quest'anno. Ecco, questa canzone mi ha aiutato perché ho affrontato comunque un periodo difficile a maggio e quindi questa canzone è stata un po' una colonna sonora. E questa appunto è stata la canzone che ho amato tantissimo. Poi la seconda canzone invece è di Riccardo Marcuzzo, artisticamente Ricky, il vincitore della categoria canto di Amici. E la canzone Perdo le parole. Mi piace tantissimo il testo, non lo so, ha una melodia che ti entra in testa, quindi l'ho amata subito. Proseguiamo con i film del mese. Il film del mese, il mese di maggio ho guardato pochissimi film appunto per lo studio eccetera, però ho guardato La chiave di Sara, ho riguardato questo film 3000 volte, però lo guardavo da tantissimo tempo, mi sono detta lo riguardo perché comunque il tema degli ebrei, comunque quel periodo del campo di concentramento, insomma queste cose mi sono sempre piaciute, è sempre stato un argomento che ho trovato interessante e perciò l'ho riguardato e vi consiglio tantissimo di guardarlo perché è suddiviso in due parti, parla sia della storia di Sara che è la protagonista e sia dell'altra protagonista, cioè nel senso, poiché non mi so spiegare, fantastico. Allora, La parte di Sara quando va al campo di concentramento, riesce a scappare, eccetera, e invece la parte dell'altra protagonista, quindi è un ieri e oggi, l'altra protagonista non mi ricordo come si chiama, comunque che è sposata, eccetera, eccetera, e quindi cioè, è diviso in due parti, che poi comunque c'è sempre un legame tra queste due parti che poi se guardate il film vedrete. Serie TV del mese, io a maggio non ho guardato nulla. Nel mese di maggio mi sono dedicata di più allo studio e alle materie che comunque devo recuperare o che comunque devo alzare un po' la media per non avere debiti, quindi mi sono dedicata più su quello, quindi la serie TV, non ho guardato nessuna serie TV, però visto che sto registrando esattamente questo video il 19 giugno alle 11 di sera, fantastico, sto guardando una serie TV che per me preferiti di giugno saprete. Il make up del mese, io a maggio mi sono truccata poco e niente, ve lo giuro, poco e niente. Se mi sono truccata appunto come vi ho fatto vedere negli altri preferiti del mese, semplice così, senza fondotinta, solo un po' di correttore e poi liner,
un po' le sono truccate le sopracciglia quando mi andava e un po' di mascara. Poi abbiamo il libro del mese. Allora, a maggio ho letto 50 sfumature di grigio. Allora, nel libro mi è piaciuto moltissimo e ha molte più scene del film, ovviamente, è più dettagliato, più esplicito. Comunque il regista, quello che comunque ha fatto il film, no? Ha tagliato moltissime scene che secondo me dovevano essere messe, perché comunque sono importanti, e chi ha letto il libro di 50 sfumature di grigio sa a cosa mi riferisco. Quindi io ve lo consiglio, per chi appunto piace 50 sfumature e ha visto il film, vi consiglio di leggere anche il libro. Poi abbiamo la cover del mese, realizzate due. Allora, questa è la prima e poi questa, che è molto carina. Ultimo punto è la foto del mese. Nel mese di maggio sono andata in due città, Palermo e Roma, che sono le mie due città preferite. Il 5 maggio sono andata in gita, come vi avevo detto nel video della make up routine. Sono andata in gita con i miei compagni, una gita di istruzione a Palermo, quindi siamo stati lì un giorno. Una al Palazzo dei Normanni, che è questa qui sul Prato, una che non mi ricordo, forse era Palazzo Reale, però non ne sono sicura. Comunque questa qui. L'indomani, cioè il 6 maggio, sono andata a Roma. Non sono andata a Roma con la scuola, cioè non sono andata con i professori, non sono andata con mia mamma, cioè con nessuno, cioè praticamente c'era una manifestazione degli studenti e dei lavoratori, se non mi sbaglio, in piazza San Giovanni Bosco, no, non mi ricordo. Siamo partiti la sera e siamo arrivati là la mattina, e appunto inizialmente siamo andati subito alla manifestazione, però dopo un po' abbiamo deciso di andare al Colosseo. Abbiamo girato, perché comunque Roma è grande, però per quello che ci è stato concesso, perché siamo rimasti un giorno. Comunque abbiamo fatto anche lì delle foto e la mia preferita è, cioè non c'è bisogno nemmeno di dirlo, al Colosseo. Vi giuro, è di presenza, è tutt'altra cosa, perché è più grande. Io amo quella città con tutto il mio cuore. Comunque è questa qui, lo metto qui. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, e se è così mettete un mi piace, commentate qua sotto se anche voi avete qualcosa che ho mostrato, o comunque ditemi anche voi quali sono i preferiti del mese. Iscrivetevi se non l'avete fatto. Vi mando un bacio e alla prossima, ciao.